cerchio è perfezione, è equilibrio, è armonia, è magia. Così come magica è l'atmosfera che ho voluto ricreare nel processo di collaborazione, creatività e ricerca con i creativi e i creatori che hanno preso parte a questo circolo. Un circolo dà appunto un'idea di inclusività, che è proprio quel sentimento che per me è fondamentale nel collaborare e nel lavorare con appunto i designer con cui sempre ci esercitiamo. Un'inclusività che comunque cerca costantemente di puntare alle diversità. Quindi l'idea di armonia, di equilibrio all'interno di questo cerchio inclusivo, elemento perfetto e magico, è un qualcosa che per me sintetizzava perfettamente la visione su questa collezione. Paola è un'icona, Paola è davvero amore puro, è creatività, è sincerità, è autenticità, è una visionaria e soprattutto è una donna dal cuore molto caldo e mediterraneo. Qui partono delle feste importanti, mi sa, no? Ogni tanto si facciamo. Non mi inviti. Il suo amore per la mediterraneità, per le forme organiche, per l'iconicità di alcuni elementi naturali riportati in un'idea di interior molto più giocosa e dinamica, un qualcosa che mi ha sempre affascinato. Argo nasce da un incontro. Abbiamo rincontrato Natuzzi sui nostri percorsi e ci siamo messi a discutere, a chiacchierare, come sempre. Tutte queste idee poi vengono trasformate in un prodotto. Quello è basilico per la carne. A me non viene mai in mente di immaginare di adesso disegno un'icona, che ne so, l'icona. Cioè diventa un'icona, un prodotto perché tante persone lo vedono, viene riconosciuto, viene comperato e a un certo punto diciamo che tanta gente lo riconosce. Però nella mia intenzione non c'è questo, non c'è mai questa idea, non lo so, è una cosa che scappa dalle nostre mani. Mediterraneo per noi è molto importante ed è fonte di colori, fonte di trasparenze, fonte di morbidezze, per cui tutte queste idee e colori poi in qualche modo entrano nei progetti. Ma sai, io viaggio sempre, comunque, anche al supermercato faccio i viaggi. Non è tanto i chilometri, sai, che metti dalla partenza all'arrivo, quanto un po' guardarsi attorno e poi quando una cosa mi piace la risucchio mentalmente. L'ispirazione è sempre dietro l'angolo alla fine, cioè non devi per forza andare dall'altra parte del mondo, però il vero è che secondo me se sei un creativo o un creatore, penso che hai bisogno di ricercare delle diversità che possono essere dietro casa, al supermercato mentre ci vai, però in generale viaggiare mi dà anche quel momento di solitudine, cioè a me piace viaggiare da solo. A me piacciono i difetti.
Mi piace il perfetto. Stupenda. E io promuovo l'imperfetto. L'imperfezione intanto rende le cose uniche. Io ho tentato anche di inserire delle imperfezioni in produzioni industriali, ho fatto grandi tentativi. Qualcuno è anche riuscito, ma tutta l'industria ha questo tipo di tensione, no? Per cui tutto deve essere in tanti numeri e tutti uguali, ma noi vogliamo sempre di più che le cose siano veramente nostre. E così, come puoi vedere, in giro per il mondo vado a caccia di queste caccia di imperfezioni. Il viaggio che farei con te domani, quale potrebbe essere? Decidiamo. Possiamo anche andare a San Teramo con la mia motocicletta, però. Ah. A tappe. Quindi tu? 50-50, perché se ti fidi di farmi guidare la tua moto? Sì, perché no? Ce la faccio di uno che può guidare quella bestia che...